zombie apocalypse. Ragazzi, Grand Age Medieval, giochi da PC portati sulla nostra meravigliosa PS5 da Marco Drums Games Channel, Games Minds, Gaming Minds, raga, giochi a mente. Calypso. Ok ragazzi, in italiano. Gioco un po' vecchiotto, no? Ok, il multiplayer sono anche carino. Appelato no. Eccomi qua. Applica. Perfetto ragazzi. Andiamo subito a farvi vedere una campagna, partita libera. Andiamo di campagna, dai. Sì, lo scudo. A me piace, vediamo un attimo. A me piace così. No, a righe no. Questa è la Svizzera. No, coi pesci no. Morte. Morte a tutti. Baril. Questa sembra la Peugeot. Andiamo così, dai. Colore blu mi piace. No, dai, andiamo. Allora ragazzi, io faccio video intro dei giochi. Vediamo così per farvi capire un po' come sono. Se volete comprarli, se volete... se volete un po' vedere anche dei giochi nuovi, giochi diversi da Marco Drums Games Channel, ci sono tutte queste cose. Allora si schiaccia la X, c'è la panoramica della città, la produzione, il commercio, il consumo e tutte le città. Ok, il mondo del gioco è vasto, puoi regolare la visibilità. Allora su e giù. Ok, perfetto. Destra e sinistra, giù. Ok, destra e sinistra. Ok, questi sono i comandi base. Allora premo L1. Ok, e i simboli. Ok, la vedetta, eccola lì la vedetta, vedete in basso. Quadrato, seleziona una posizione esterna della città e inviarle vedetta. Ok, quadrato. Siamo praticamente arrivati. Ah. Usa la vedetta di Budapest. Ci siamo quasi. Ci siamo okay, quasi. Ok, dobbiamo andare qua praticamente. Bello, bello, mi piace, mi piace, mi piace. Allora, questi giochi c'è da perderci davvero tanto tempo. Vediamo com'è lui. Ecco il cavallino. Nessun problema. Praticamente dobbiamo andare tipo qua. Forza. Bello. Grand Age Medieval. Niente scatti. Funziona bene. Io l'ho già provato, eh. Ah, eccoli qua. Loro che vanno. Anche loro si vanno. Ci siamo quasi. Che puzza. Diplomazia, il capo villaggio. Saresti fatto vivo. Mi chiedevo. Sì, avvia l'entità. Allora, fai un'offerta. Un'offerta? Di che si tratta? Almeno 20.000. Cazzo. Vabbè, ce lo dice il gioco. 20.000. Ok. Oro. Ok. Allora, offri, richiedi, accordo commerciale. Ok.
Perfetto. Oh, triangolo. Non male come offerta. Sti cazzi, $20,000 di 20.000 chili di oro. Ok. Sulla città L1. Eccolo qua, mercante. Lì Sofia è mia allora. Grazie. Qua. Ok, andate sulla città. Nelle città ci sono diversi edifici, puoi svolgere attività importanti, puoi scegliere se sarà una città e apri la finestra dialogo città. Ok. Consumo tutte le città, produzione e panoramica. Ok. Presentano. Ok. L2. Allora, nella scheda panoramica, questo partito di attenzioni, di attività di produzione, commercio, nota tutte le attività, vedono sempre direttamente alla città i beni che producono. Ok. Puoi effettuare scambi tra le città con un mercante. Perfetto. Andiamo qui. Allora, sul commercio è acquista, cioè io devo sempre acquistare, raga? Quanti barili? 50. Siamo di 50 barili, ragazzi. Allora, in base alla domanda e offerta, il prezzo di un bene può aumentare sulle scorte, la barra delle scorte. Ok, sarebbe col triangolino lì 2, ok? Chiudiamo la finestra. Ok, allora bisogna andare sulla città, quadrato, e loro vanno. Ok? R2 per aumentare la velocità di gioco. Ah sì, 1 per 10, vedi? Qua come fila? Cazzo, le curve le fa a palla. Apri la finestra di dialogo con l'informazione a Budapest e vendi 50 barili di mattoni. Li mettevano una volta nei... Ok. Commercio. Allora, Budapest. Allora, apri la finestra di dialogo con informazioni della città. Ok. E vendiamo 50 barili, attenzione, di mattoni. E sarebbero questi qui. Allora, vendiamo, esatto, in meno, quindi noi ci liberiamo di 50, infatti i soldi vanno in su, di 50 barilozzi di mattoni. Velocità, suggerimenti, facciamo un bel salva, ragazzi, perché facciamo capovillaggio. Oh, sbagliato, fa niente, che figata. Ok, allora. Esattamente, sul gioco a 0-1, wow, 0-1 è proprio, ok, L1, ok, ancora un paio di cose. Suggerimenti? Ah, c'è i suggerimenti. Sì, che figata, così se per caso non si sa fare qualcosa c'è tutta la barra. Tutto in italiano, ragazzi, senza problemi. Ok, addio padre, ciao. Undicesimo secolo.
Tutta l'Europa è in fermento. Sovrani coraggiosi ottengono l'indipendenza da chiese e re. Sempre più città di grande influenza nascono intorno a monasteri e diocesi. Prosperano il commercio e le professioni specializzate, creando così mercati più ampi e invenzioni nuove. Sempre più persone imparano a leggere e a scrivere, e i conventi poggiano le basi di una lunga tradizione di erudizione accademica. Ma è anche tempo di conquiste. I Mori avanzano lungo la penisola iberica fino ai Pirenei. Nel cuore del continente il Reno divide i discendenti di Carlo Magno in contrasto tra loro, e gli antichi cavalieri delle pianure orientali danno inizio ai regni di Polonia, Ungheria e Rus di Kiev. I territori vichinghi ora si estendono fino al Volga. I loro discendenti, i Normanni, hanno conquistato territori in Francia, Britannia e sulla penisola italica, obbligando Roma ad accettare le loro condizioni. A est si erge Costantinopoli, fiera erede di Greci e Romani, centro della Chiesa ortodossa, ponte eterno tra Occidente e Oriente. Da questa città, per generazioni, i bizantini hanno sfidato i ribelli bulgari a ovest e i Seljuk a est. Sono stati in grado anche di respingere i Normanni, almeno fino a oggi. La popolazione rurale desidera la sicurezza che città e cittadine sono in grado di offrire, ma anche queste devono proteggersi dall'avidità dei regnanti stranieri e dai saccheggi dei mercenari. Non è sufficiente fornire protezione e lavoro. Un sovrano può consolidare la sua posizione economica e militare solo se continua a fondare nuove città e costruire nuove vie commerciali. E in questo modo espande il territorio sotto il suo dominio. La storia che vorrei narrarti comincia a Bisanzio. L'impero controlla tutti i territori tra i Balcani e le fonti dell'Eufrate, dando vita a principati spesso ambiziosi e senza scrupoli. Nel senato della capitale, Costantinopoli, i loro rappresentanti sono coinvolti in una costante lotta di potere con l'imperatore. In seguito agli intrighi e alla guerra civile, il trono dell'imperatore ha cambiato costantemente mani per secoli. Solo sotto Costantino X l'impero trova una relativa pace, in parte grazie alla sua incantevole sposa Eudokia, la cui saggezza è nota e apprezzata ovunque. L'eroe della nostra storia crebbe in un luogo distante dalla corte imperiale di Sofia, ma la sua salita al potere sarà senza precedenti. Per ora è giovane e inesperto, e passerà molto tempo prima che io possa chiamarlo amico. Il suo nome è Leon Vasselios. Suo padre raccolse gloria nei campi di battaglia a Oriente. Leon, pieno di ambizione, desidera ricalcarne i passi. Il vecchio guerriero è stato appena assegnato alla Guardia Imperiale. Prima di partire, trasferisce il controllo di Sofia al figlio. Leon dovrà continuare a regnare sulla sua città natale e garantire che prosperi. A tal fine, il padre gli dona un libro che riporta gli insegnamenti di un sovrano saggio. È a questo punto che incontro il giovane uomo per la prima volta, poiché sono io l'autore di quel libro. Ora ascolta gli insegnamenti di Rahib il saggio. La tua città è la base su cui prospera la tua gloria. Felice è colui che trova ricchezze su questo suolo. Appena possiedi una città, costruisci rapidamente attività commerciali per creare... Ok, una vena di metallo, raga. Okay.
Certo. Certo, va bene. Fallo. Uno. Costruisci. Ah, c'è la scritta lì su. Ok. Le nuove attività. I tuoi ordini avranno successo solo quando il mercato sarà in grado di... Ok, allora, il mercato e il grano. Perché mi stai facendo, mi lampeggi questo? Non mi era schiato solo così. Quante ne abbiamo di queste? E vai. Cappella, monastero, officina, caserma, magazzino e statua. Finito. Ok. Benvenuto. Che ne dici di una mano? Ok. Perfetto. Allora, costruisci altre due miniere. Se ne vuoi un'altra di miniera? Sul tuo coso? Ah, però aspetta, ti ho mandato quello normale, non quello fatto così, aspetta. Lui già compilato con già canale. Ok, è figlio rilassato. Ok. Le minierine sono fatte. Ok, raga. Ah, qui non vedi il personaggino che va a costruire la minierina, eh? Ok? È proprio una questione che devi fare le cose. Ok. Io le miniere le ho costruite anche, no? Giusto? Ah, no. Sta costruendo adesso la fattoria, aspetta un attimo. Vedete che sta costruendo, adesso vado un po' più avanti. Tempo un po' velocizzato. Eccola la minierina, guardala là che arriva adesso. Ah, uno è andato a lavorare, va. Oh, due miniere, ok. 6 di 50 operai, e quando mi abbasso? 12. È molto bello, ragazzi, questo gioco, eh?
Ok. Devo fare due foto, tanto per poi mettere. E andiamo giù al villaggio. Ok. Dai, mancano 10 operai. Il Gaudio che accompagna i successi di Leon ha breve vita. Un corriere imperiale giunge con una tremenda notizia. Assassini a soldati da ignoti hanno sorpreso l'imperatore nelle sue stanze. La sua guardia personale ha combattuto coraggiosamente, ma il veleno sulle armi degli assassini era troppo potente. Le ferite sono state letali per l'imperatore, così come per il padre di Leon. Ora sulle sue spalle grava una pesante responsabilità. In qualità di nuovo capo della casa reale di Vasselios, gli si aspetta che Leon si rechi a Costantinopoli per la sepoltura. La sua famiglia è amica intima dell'imperatore da generazioni, ma dopo la cerimonia la carismatica Eudokia dovrà salire sul trono e nessuno sa cosa ha in serbo il futuro. Leon Vasselius, ti prego di accettare le mie più profonde condoglianze per la morte di tuo padre. Ha servito mio marito con fedeltà e onore. La tua famiglia non sarà dimenticata sotto il mio regno. Sfortunatamente non c'è tempo per il lutto. La tua presenza alla mia incoronazione ha una grande importanza politica. Il tuo supporto in questi tempi tormentati è fondamentale, Eudokia. Ok. Obiettivo. Aspetta che le autorità non hanno bene in sufficienza al mercato. Saranno disponibili 120 barili di frutta. Aspettiamo. Allora, andiamo un attimo. Dov'è la frutta prima di tutto? Ok, 79, 85, la vedete lì 90, sta aumentando per 10 il tempo, 120, così facciamo la missione, poi potete anche andare tranquillamente senza aumentare il tempo voi. Ok, 120. Spettacolo. Sembra che tutta Costantinopoli si sia presentata per dare l'estremo saluto all'imperatore. Accompagnato da rappresentanti di altre case reali, Leon è alla testa della processione del funerale guidata dalla vedova imperiale. Cammina a testa alta tra la folla. Non è solo la bellezza di Eudokia che attira l'attenzione dei nobili avidi. Dovrà presto scegliere un nuovo consorte, cui trasferirà la corona dell'imperatore. Più esita e più sale il rischio di una guerra civile tra gli ambiziosi pretendenti. Questo rende il giuramento che Eudokia ha prestato durante la sua incoronazione ancora più difficile da digerire. Davanti al patriarca della Chiesa ortodossa, ha giurato che non si sarebbe mai più sposata. D'ora in poi il benessere dell'impero sarà il suo unico dovere e la sua maggiore preoccupazione. Stimato Leon. Ok, ragazzi, si deve sposare la tipa, eh? Allora, proprio la città di Costanza. Allora, mandiamo il tipo. Dov'è il tipo là? Poi informazioni, non apri la locanda, produzione, commercio e consumo, me la puoi spiegare. No, mattoni, frutta. Thank you.
punta è qua. E quindi sì, però non è tutto, ci siamo morti qua. Eccola qua. Ve l'ho detto io che la vedete era qua. Nessun problema. Vediamo la strada qua. Ah, grande. Ah. Nessun problema. Ok. La via commerciale per Costanza non è stata riparata dall'ultima guerra. Sarebbe utile se tu potessi occupartene, poiché molto probabilmente raggiungerò Sofia attraverso Costanza. Nessun problema. Ok. No, ma proprio vai tranquillo che con me... Cazzarola, ho scoperto un cattivone. Ci siamo quasi. Nessun problema. Cazzo, ce n'è un'altra anche. Ok. E costruiamo sta strada. Allora, trincea, la truppa. Impero, campagna di sviluppo. È bella tosta, ragazzi, eh. Ce n'è di roba da fare, eh. Allora, invia unità. Deseleziona tutto. Una squadra di operai alla locanda, quindi anch'io come voi comunque che l'ho giocato. Allora, no, squadra di operai, ok, una squadra, quindi vuol dire più di uno, no, ok. E io sta squadra l'ho anche assunta, giusto? Recluta. Saluti, che ne dici di una mano? Ok, si vede che bisogna aspettare un po' allora. Sì. Ok. Dovevano formarsi questi sciolci. L1 un'attività. Ok. Una bella strada. Strada. Allora, forse bisogna solo schiacciare il quadrato. Costruisci strada. Exactamente. Ok. La prima città. Questa. E la seconda città è questa. Ok. A intermedia, il percorso conferma. Panoramico. Stimato Leon, mi è giunta notizia della nuova strada che hai costruito e me ne rallegro. Vorrei incrementare il commercio nel mio impero. Fai uso di questa opportunità per consolidare la fiducia che gli anziani della città nutrono nei tuoi confronti. Parla con il sindaco di Costanza e negozia una licenza commerciale. Metterò una buona parola per te. Ci sta. Oh, capito. Ma perché non mi fa selezionare Costanza? Avete fatto questa strada operai o cazzeggiate? Nessun problema. Beh, la strada c'è. Ok, sì, bisogna andare lì col tipo. Finalmente possiamo conoscerci. Facciamo un'offerta. Hai un'offerta interessante per me? Alleanza.
diciamo 10.000 oro meno 5.000. No, non accetterò questa. Hai un'offerta interessante per me. Vaffanculo. Oh, 10.000 su 10.000, vai a lavorare. Questa offerta mi pare onesta. Ah. Cazzi. Commercio. Vuoi parlare di qualcosa con me? No, beh, stai calmo. Allora, commercio. Vuoi parlare di qualcosa con me? No. Allora, bisogna parlare col commerciante. Dov'è il commerciante qui? Dov'è il commerciante? Cioè io voglio... Ma siamo seri che devo andare a prendere il tipo che... Seleziona mercante, perché di là non me lo fa fare? Allora, diciamo che commercio, no, non c'è. Allora, devo fare un altro mercante? C'è un altro mercante, non è che deve essere lo stesso, eh? Ciccio? Allora, io direi, eccolo qua ragazzi che ho trovato. Non posso assumere altri mercanti? Ma dai! Saluti. Un bel carretto. Avremo un negoziere. Ok, il carretto tra un po' arriva. Il negozio... Il... Oh, eccoti, c'è molto da fare. Sì, stai calma. Mercante. Allora, questo che cos'è? Sessione mercante, scambio scelta. Sessione mercante, scambio legno, seleziona mercante. Mercantino. Allora, se io schiaccio il mercantino ad andare qua... Ok. Certo, bravo. Eccolo qua il mercantino. Allora, voi dovete premere quadrato per fargli fare le azioni e X vi fa vedere il... Non avendo una strada in mezzo, il mercantino deve fare tutta sta strada. Ma perché il gioco non mi fa assumere un altro mercante con due città? Perché c'è penuria di lavoro. Sono tutti il reddito di cittadinanza. Vai. Grande. Oh, selezioniamo il mercante e vendiamo... 500 barili di... Andiamo alla birra. No. Oddio. Qui compro. Lo fanno lana, mangiare e birra. Io che birretta la compro.
Cioè, lascia stare tutto, io 10 barili di birra li compro. Però... Allora, attiva itinerario, pianifica e niente, allora io si apro. Me l'avete... Vuoi parlare di... No, non voglio parlare con te, Ciccio. Me l'avete attivata sto cavolo di... commercio? Boscaiolo. Hanno tutti un... Se io vado sulla città, ok? Andiamo di là. Ah, non si può proprio... Quando c'è il mercante si fanno le cose, se no non si fa una sega, eh? Io ve lo dico. Qua non si può fare niente. Il commercio... Ok. Offri una licenza commerciale e vendi. Il problema è che perché non mi fa vendere? Cioè, vedi, va solo da una direzione e non dall'altra. Io devo vendere, non devo comprare. Insomma. Ma sei serio? E io la mia roba? Cioè, devo comprarli per venderli? Ma stiamo scherzando? Non è che devo fare tutte le volte sto giochetto, raga. Siamo seri, io devo... Vabbè, dai, diciamo che sto fregando il gioco, però... Cioè, io dovrei vendere la mia roba. La madrosca. Ogni volta devo comprare e vendere. E smettila lì, che è una palla comprare e vendere. Ma c'è un carretto del cavolo, c'è un carretto questo qua, perché... Cioè, ogni volta mi aumenti. Che palle. Vabbè, ma... Cosa facciamo? Un giochino del... Io ti vento tutti gli aumenti di 100 ogni volta? Ma che roba? Ma forse perché?
Ok, però il discorso base è solo uno. Ok, quindi se io vorrò ma non potrò mai commerciare perché sto scemo, non mi fa comprare. Cioè io dovrei commerciare con queste città. Il viaggio è inizio. Ok. E voglio vendere le cose, non mi fa vendere un cazzo. Vabbè. Niente, dai ragazzi, comunque con questo triangolo commerciale è tutto. Marco Drums Games Channel vi ha fatto vedere la base, ok, sono ancora in tutorial di Grand Age Medieval, tutto in italiano, audio e sottotitoli barra menu, tutto. Avete visto la grafica, comunque ci sta di brutto, ci sta di brutto. Lo gioco su PS5 in retrocompatibilità PS4, il prezzo non è caro, che potete tranquillamente comprarlo in offerta. Vedete il ragazzino lì, questo è fortissimo perché guarda come fila. E da questo mercante in ritorno al paese è tutto. Un saluto da Marco Drums Games, seguite tutti i video che faccio, i tutorial, iscrivetevi al canale YouTube e Twitch se volete, sarà veramente, fa veramente piacere. E anche per rimanere in contatto e poter interagire con me, io e Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, TikTok, che sono dei video bellissimi, e anche Instagram, ok? Trovate tutte le informazioni sul canale e nei video sotto, ogni tanto metto tutti i link. Ok ragazzi, ciao, al prossimo video da Marco Drums Games Channel, è tutto, ciao!